Il percorso 1 è un gran bel posto. È il numero 1, scusa, è il gioco di parole. No, il tuo gioco di parole fa schifo e tu sei un idiota, ok? Ah, ma siamo in diretta. Hey guys, bentornati in questa nuova parte delle Let's Play di Pokémon versione Nera 2. Dunque, sì, siamo sul percorso 1, come avrete già capito. A meno che non abbiate l'intuito di quest'albero. E dobbiamo sfidare quella fantallenatrice allegra e spensierata. Ma ancora per poco, salve. I Pokémon e gli umani, tu e io. Che vuol dire? Mi stai dando del Pokémon? Asami? Che manda in campo Heatmore, wow, il Pokémon formichiere, lui è il predatore dei Durant? Sì, perché Durant è una formica ed è abbastanza facile capire il suo posto nella catena alimentare. Ok, man, fossa! Vediamo un po' che mossa fa lui. Marchiatura, wow, quella avrebbe fatto molto male. Marchiatura è un po' la controparte di falce cannone per il tipo fuoco, dato che ha poca precisione, però se va a segno scotta sempre. Ora lui usa accumulo. Ok. Comunque dovremmo abbatterlo con un aereo assalto, vero man? Vediamo un po'. Sì, bravo man. Ok, ora è il turno di Umbreon, quindi scontro tra Evolutions. Molto bene. Molto bello Umbreon, soprattutto Umbreon Shiny. Dunque, è un Pokémon molto molto resistente, soprattutto in difesa speciale. E ovviamente facciamo Fendifoglia. Wow, neanche metà vita. Ok, tanto non ho intenzione di scappare. Ancora Fendifoglia. Sarebbe gradito un brutto colpo, sai, man? Se ti va, eh? Non ti va. Luce lunare. Ecco, ora staremo qua fino a domani mattina se continua a fare così questo Umbreon. Ok, riproviamo con Fendifoglia. Ho paura che utilizzi di nuovo Luce Lunare, però. Esatto. Perché perdi tempo? Tanto muore lo stesso, Umbreon, dai. Umbreon penso sia il Pokémon di tipo buio con la difesa speciale più alta di tutti. Devi morire. Su, smettila di fare Luce Lunare. No. Ok, Luce Lunare ha 5 PP, tanto prima o poi finisce. E lui ne ha già usate 3, se non sbaglio. Ancora Fendifoglia. Perché non ci regali un bel brutto colpo, man, su? Bravo! Grande man! Ok. E sale anche al 70, molto meritatamente, direi. E ora è il turno di Miss Majus. Teniamo man. Dunque, Miss Majus ha delle buone statistiche di difesa speciale, attacco speciale e velocità. Però non si può dire la stessa cosa della difesa, quindi direi che una Fendifoglia basta e avanza. Goodbye. Hai avuto la meglio su Asami. I Pokémon e gli umani, questo è il mio mondo. Sì, lo so. Un mondo senza Pokémon? Non riesco nemmeno a immaginarmelo. Wow, chissà come deve essere un mondo senza Pokémon. Qui abbiamo uno strumento proteina che aumenta l'attacco. Ok, qui abbiamo un Ranger, salve. Io scelgo una mossa, ma sono i miei Pokémon che la eseguono. E infine i tuoi Pokémon la subiscono. Non dire cose di cui potresti pentirti, cara Juicy. Con Wigglytuff. Ok, man, è arrivato il momento di scoppiare questo pallone rosa. Con Leaf Blade. Dovrebbe bastare un Fendifoglia, giusto? A quanto pare no. Bene, aerosalto. E goodbye, marshmallow gigante. Incantevole. Ok, man, sei innamorato di un marshmallow morto. Complimenti. E ora è il turno di Girafarig. Il nome di questo Pokémon si può leggere anche al contrario, come quello di Eevee, oppure quello di Alomomola, giusto? E ce n'era un altro. Oh oh. Ok, goodbye, giraffa. Perfetto, ora è il turno di Vileplume. Ok, per Vileplume abbiamo la mossa giusta. Quindi vai con aereo assalto. Anche se non credo basti per mandarlo KO in un colpo. Paralizzante, wow, grande man che evita l'attacco. E ancora aereo assalto. Wow, man, sei troppo epico oggi, complimenti davvero. Hai avuto il meglio su Juicy. Ho perso, ma durante la sfida abbiamo creato un legame. Davvero? Con questa bacca potrei rafforzare il legame tra te e la tua squadra. E ci dà Bacca Prugna, che è un'ottima bacca dato che cura tutti i problemi di stato. L'oggi, il domani, gli uomini, i Pokémon, il mondo, tutto è collegato. Ok, ogni tanto però ricordati di collegare anche il cervello. Salve, Ranger!
Ora non sto correndo, ma di solito sfreccio nella natura a tutto gas. Wow. Davvero? Lionello, Pokémon Ranger, che si diverte a correre per i monti insieme al suo Vigoroth. Ok. Vigoroth può avere contatore? Mi sembra di sì, quindi preferirei non rischiare e mandare in campo Lucario. Ok, torna Man. E ora mi faccio Intripugno, guarda. No, Insidia. Ok. Ero convinto avesse mosse come contatore o centripugno. Ok, forza sfera. E goodbye Vigoroth. Perfetto. Ora tocca a Stanler. È probabile che abbia prepotenza questo Pokémon, quindi teniamo Lucario. Eh sì, infatti ha prepotenza. Ok, sorry Babbo Natale, ma devo abbattere la tua renna con forza sfera. Goodbye Stantler. E Lucario sarà al 75. Bene, ora tocca a Victreebel. Cambiamo e facciamo tornare in campo Man. Ok, ecco Victreebel. Dunque, Man, è arrivato il momento di estirpare le erbacce con aereo assalto. Dovrebbe bastare, giusto? Sbagliato. Vorticerba. Bene, mi aspettavo un sonnifero. Molto bene. Ancora aereo assalto e goodbye erbaccia. E Man sale al 71. È avuto il meglio sul Lionello. Correre questa volta non mi è servito a vincere. Perché stavi correndo? Smetto di correre per un attimo per farti un regalo. E anche lui ci dà bacca prugna, thanks. Corro sempre, sia in città che sui sentieri di montagna. Corri e sentirai tutto. Sentirai ciò che ti sta intorno con tutto il corpo. Sì, se mentre corri vai a sbattere contro un pino. Ok, qui abbiamo Squambella, che serve a far evolvere Feebas in Milotic tramite lo scambio. E questo era il percorso 1. E possiamo andare verso il prossimo percorso, che dovrebbe essere il 17, salve? Quel display è sempre tutto nero. Davvero? Wow, utile. Perché non lo riparate? Salve Man. Ehi. Viaggiando tanto ho capito che anche il posto dove sono nato è bello, ma quando sono partito non vedevo l'ora di fuggire. Ok, bravo. Salve. Ai miei Pokémon piacciono troppo le sfide, ma io sono stanchissima, per questo mi riposo un po' qui. Beh, hai due sedie dietro di te, perché non ti siedi se sei stanchissima? Comunque, usciamo. Ed eccoci sul percorso 17. Attenzione alle correnti, sì, perché questo percorso è prevalentemente un percorso acquatico e quindi ci sarà molto da fare surf. Inoltre, qui potete incontrare dei bei Pokémon pescando, soprattutto nelle increspature dell'acqua, che però ora non ne compare neanche una. Eccola qui. Dunque, pescando qui dentro avete il 60% di probabilità di incontrare un orsi, il 30% di probabilità di... come l'ho pronunciato, probabilità di incontrare un Luminion e il 5% di probabilità di incontrare un Sidra o un Kindra. Quindi direi proprio di provare a pescare. Ok, un Pokémon abboccato, vediamo un po' chi è. È un Orsi. Ok. Quasi quasi lo catturo, tanto... sì, dai. Tanto per avere un Pokémon in più nel Pokédex. Utilizziamo una Velox Ball e vediamo se riusciamo a prenderlo. 1, 2, 3. Preso Orsi. Ok. Pokémon Drago, di tipo acqua. Crea la sua tana all'ombra dei coralli. Se avverte un pericolo, spruzza inchiostro nero e fugge. Ottima tattica, complimenti Orsi. Ok, ora che abbiamo preso Orsi, possiamo andare a testa alta a sfidare questo pescatore. Salve! I pescatori leggono le correnti d'acqua e anche le correnti della lotta. Wow, grazie, non ero al corrente. Ok, questa era pessima, lo ammetto. Aurelio, pescatore, manda in campo Feebas. Salve, Feebas. Quanto ti senti brutto oggi? Allora, beh, direi di affettare il pesce con Fendifoglia. Ok, goodbye, Feebas. Adesso tocca a Finneon. Un Pokémon basato su un pesce farfalla. E infatti può imparare anche delle mosse coleottero, come ad esempio... Ventargenteo o mi pare anche Retromarcia. Ok. E ora Luminion, l'evoluzione di Finneon.
Ancora fendifoglia. Abbiamo solamente 4 fendifoglia, non è una bella cosa. Ok, goodbye. Hai avuto il meglio su Aurelio Pescatore. La corrente di questa lotta era così travolgente. Qui sul percorso 17 la corrente è davvero forte. Non arriverai dove vuoi se non riesci a cavalcare bene l'onda. Non preoccuparti, man. Allora, qui abbiamo uno strumento da prendere. Ok. Un coccio blu. Mentre qui c'è un altro strumento. E andiamo a vedere di che si tratta. Allora, questo è un altro coccio blu. Un po' di fantasia nel piazzare gli strumenti, please. Comunque, ancora surf. E vediamo un po' quali altri allenatori ci attendono in questo percorso. Come ad esempio questo nuotatore, salve. Umf, ultimamente borbotto in continuazione. E allora non so quanto ti conviene sfidarmi, sai, Ivano. Con Tentacle, questa brutta medusa però ha un sacco di difesa speciale. Ma non si può dire altrettanto della difesa fisica. Quindi direi che l'assalto basta per mandarlo KO. Yeah. Ok, ora è il turno di Huntail. Molto più temibile di quel Tentacle. E Huntail si evolve da Clamperl se tiene un Dente Abissi e viene scambiato. Mentre se tiene uno Squam Abissi si evolverà in Gorabiss. Goodbye, Huntail. E ha avuto il meglio su Ivano. Borbotterò un po' anche per la sconfitta. Umf, non mi resta altro che borbottare. No, potresti anche annegare volendo. Dunque, qui abbiamo 2 correnti. Questa dovrebbe portarci verso il prossimo percorso, che è il percorso 118. Mentre prendendo questa, andiamo a sfidare quel pescatore e quella nuotatrice. Ok, salve. Nuotando con i miei Pokémon ho scoperto tutti i lati positivi di Clamperl e Shellder. Perché hanno dei lati positivi? Parte la sfida di Osvalda, nuotatrice, con Clamperl. Ok. Ovviamente direi di fare Fendifoglia. E goodbye, Clamperl. A quanto pare a Osvalda piacciono i Pokémon bivalve. Sì, perché sia Clamperl che Shellder sono 2 Pokémon bivalve. Ok, ecco Shellder, come ci aveva spoilerato prima. Ed ecco Fendifoglia. E ora ce ne rimane solamente una. Peccato. Goodbye, Shellder. Hai avuto il meglio su Osvalda. Che allenatore giovane, che freschezza, che esuberanza. Grazie. Indovina dove ho nascosto le mie Pokéball? Sei in costume? Quindi non hai molti posti dove nasconderle. A parte il tuo zaino, invisibile e impermeabile, giusto? Ok. Salve, pescatore. Come va la pesca? Finché ho la lenza in acqua sembra che stia facendo qualcosa, vero? In realtà non sto facendo proprio niente. Complimenti, almeno tu lo ammetti che sei inutile, sorbello. Con Krabby, wow, bel Pokémon Krabby. E dato che ci rimane un solo Fendifoglia, direi di sfruttarlo con un Pokémon un po' più potente di Krabby. Quindi, Aerea Assalto. E Krabby resiste. Wow. Ok, ancora Aerea Assalto. E può darsi che resista di nuovo. Infatti, acqua di sale. No problem. Un ultimo rassalto. Goodbye, Krabby. Perfetto, meno al 72. E ora è il turno di Quillfish. Ok, so che questo Pokémon può avere l'abilità Veleno Punto. Quindi probabilmente verremo avvelenati, però pazienza. E invece no. Può darsi che siamo stati molto fortunati. Infatti, ecco. Idropompa. Dai, non è un problema dato che siamo tipo erba. Però siamo avvelenati. E questo non va bene. Aereo Assalto. E goodbye, Quillfish. Ok, l'ultimo Pokémon di Sorbello sarà un Kingler. Wow, questo simpatico granchione ha l'attacco più alto tra tutti i Pokémon di tipo acqua. Ma il nostro man può abbatterlo con Fendifoglia, l'ultimo Fendifoglia di questa parte. Goodbye, Kingler. Hai avuto il meglio su Sorbello, pescatore. Sei proprio una lenza, complimenti, ho boccato alla grande. Ok. Quando peschi può andarti bene o male, ma la sconfitta è la madre della vittoria. Ed è anche la moglie del pareggio? Allora, qui abbiamo Subol, che è utile contro i Pokémon che vivono nell'acqua. E direi di fare surf. E andare dall'altra corrente, l'ultima che non abbiamo preso,
che ci porta nel percorso 118. Comunque il percorso 117 non è finito, dato che continua dall'altra parte, ma lo faremo un'altra volta, quindi direi che vi saluto su questa bella spiaggetta. Un saluto da Johnny Nicor e statemi bene. Ciao!